La parola del Vangelo è sempre una parola attuale. È come una spada a doppio taglio che penetra dentro di noi, apre una feritoia, quindi ci ferisce e ci scava dentro perché questa parola possa essere assimilata. Ci sono due filoni, o per meglio dire, due riflessioni che ci possono accompagnare in questa brevissima omelia. Il primo filone o la prima riflessione ci viene fornita dal profeta Amos, profeta poco conosciuto, ma importante che è un profeta e quindi la sua parola è veritiera, dove parla di ingiustizia e quindi si scaglia contro coloro, a nome di Dio, contro coloro che praticano l'ingiustizia. L'altra riflessione ci viene dal Vangelo, dal brano evangelico di Luca, dove si parla di un amministratore ingiusto, diciamo imbroglione, per meglio intenderci, che prima di essere cacciato via, appunto per i suoi imbrogli, ecco, dimostra una scaltrezza. Cominciamo dalla prima riflessione, l'ingiustizia. L'ingiustizia è stata sempre detestata, perseguitata da Dio. Forse non ce ne rendiamo conto, ma se guardiamo al mondo di oggi, si pratica tanta di quella ingiustizia, tante ingiustizie. E molta gente, anche tantissima gente, si ribella contro le ingiustizie di ogni forma, di ogni latitudine, di ogni qualità. Ma il Signore manda sempre dei portavoci, diremmo noi dei megafoni, per dire che Lui non accetta l'ingiustizia e che detesta e castiga gli ingiusti. Mi viene da dire subito: ma Padre Pio, cosa ha fatto? Celebriamo 20 anni della sua canonizzazione. Quante volte nel confessionale ha esercitato il suo carisma, diciamo il suo potere sacerdotale, per dire agli ingiusti che andavano ai piedi di Gesù e quindi ai suoi piedi per dire sono ingiusto. E lui, naturalmente, a nome di Dio, ecco, li convertiva in un certo qual modo, non essere più ingiusto. Pensate a quanta gente veniva da Padre Pio a confessarsi, aveva attori, attrici, uomini politici, gente di tutto il mondo, quindi che commettevano delle ingiustizie. E lui praticamente diceva loro la parola di Dio. E usava una scaltrezza che ritroviamo nel brano evangelico di Luca. La scaltrezza può essere usata in tanti modi, come l'ha usata questo imbroglione, questo amministratore ingiusto, ma può essere, come dire, usata anche in modo giusto. Imparate voi cristiani dai figli delle tenebre, addirittura. Non impariamo a imbrogliare, ma impariamo a usare la scaltrezza nel fare opere di bene. Quando venite qui a San Giovanni Rotondo, vedete tante opere che non ha fatto Padre Pio. Padre Pio è stato, per dire, un missionario, un testimone di Dio, un portavoce di Dio. Lui portava le stime, celebreremo il 20 prossimo di questo mese, la stigmatizzazione di Padre Pio, perché lui aveva chiesto, come Francesco, fammi rivivere tutto il tuo amore e tutta la tua passione. E in cambio,
Dio, Gesù, gli diede l'estima a te. Ebbene, in virtù di questo grande amore e di questa compassione col crocifisso per amore, Padre Pio ha fatto grandi opere per amore di Gesù e per amore del suo popolo, del popolo di Dio. Tante grandi opere. Basta citare solo la casa sollievo della sofferenza. Quanti milioni sono passati? Quanti milioni sono passati nelle mani di Padre Pio? Non si è sporcato mai le mani. È stato un servo fedele nelle piccole e nelle grandi cose, come dice il Vangelo di Luca, e le ha usate per il bene di Dio, non le ha usate per sé. E allora, noi che cosa scegliamo nella vita? Lo sterco del demonio, che è il denaro, il possesso, il potere, o il concime di Dio? Ecco, tutte queste cose, la ricchezza, il potere e tante altre cose che ci mettono al di sopra degli altri, con una qualifica o l'altra qualifica, al di sopra nel senso di essere dei potenti. Ecco. Per come la dobbiamo usare? Per il popolo di Dio, per il popolo di Dio, che è grande, per gli altri, perché gli altri possono essere giusti. O si serve Dio o si serve il denaro, mammona. È una grande lezione che sta a noi praticare come fedeli cristiani, fedeli nel poco. Noi tutti abbiamo poco, ma chi è fedele nel poco sarà fedele nel mondo.